loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ciò che è importante è adempiere questo passo di fede, questo patto che non viene fatto con un uomo, non viene fatto con una chiesa, ma viene fatto con il Signore, un legame indissolubile, perché amando e obbedendo e servendo il Signore noi possiamo vivere tutti i giorni della nostra vita accogliendo sempre la parola del Signore. Il battesimo è quello che il Signore ci ha ordinato. Coloro che avranno creduto saranno battezzati. La condizione principale che è necessaria per le persone che scendono nelle acque battesimali è quello di credere, e credere fermamente in Gesù Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente. Grazie.
paziente. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Ti adoriamo, Signore. Tu sei un Dio fedele e la tua parola non può fallire. Quando tu hai dichiarato io salverò te e la tua famiglia, noi lo stiamo vedendo in un modo diverso. E ti chiediamo, Signore, continua ad operare per Rosa e per gli altri figli, Signore, affinché la tua parola possa essere qualcosa di immutabile. Signore, ti ringraziamo per quanto stai facendo nella sua vita, ti preghiamo di continuare a mantenere fedele a te tutti i giorni della sua vita. Fratello Cino, vuoi amare, ubbidire e servire il Signore con tutto il cuore? Sei pronto, disposto in ogni momento a rimanere fedele a Lui? E io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nelle cose di questo mondo, nelle amicizie, nello sport, negli amori, nei soldi, però vedevo che tutte queste cose non mi appagavano, non mi deludivano, e dentro di me non riuscivo a trovare mai niente che mi appagava, e dentro di me dicevo: ma non c'è qualcuno che mi ama, che mi considera, che un domani me lo ritrovo sempre, che può dare un senso alla mia vita. E ricordo che in questi momenti della mia vita, passai momenti della mia vita molto brutti, di delusione, avevo un vuoto nella mia vita, passai proprio momenti difficili, perché non mi davo pace, non riuscivo a trovare nelle amicizie, magari nei soldi, in qualsiasi cosa, qualcosa di duraturo, che dava un senso alla mia vita. E a causa di queste cose, diciamo, dentro la mia vita si fece un enorme vuoto e non riuscivo a colmarlo. E ricordo che mia madre e mia madre mi incitavano sempre: vai in chiesa, il Signore ti vuole dare la felicità, ti può aiutare. Però io dicevo: ma papà, che volete? Lasciatemi stare, no? E ricordo che si avvicinava la settimana di Occa Confina, e salì al campeggio. E ricordo un culto in particolare, che il pastore fece un appello. Disse: se ti senti depresso, se ti senti vuoto, se ti senti triste, se ti senti che la tua vita non ha un senso, alzati in piedi. E io sentii forte la chiamata del Signore, proprio forte, io mi alzai subito in piedi e andai davanti, mi ginocchiai davanti e dissi: Signore, se tu veramente esisti, mi devi salvare, mi devi accettare come mio personale salvatore. E posso dire che da quel giorno, quando invocai il Signore, egli entrò nella mia vita, e posso dire che riempì quel vuoto che avevo. Posso dire che la mattina mi sveglio, la mia vita ha un senso, perché è bello andare davanti al Signore. E veramente, infatti c'era sempre un fratello che mi diceva: Mario, sai, ognuno di noi ha un vuoto, questo vuoto ci deve mettere soldi, successo, tutto quello che vuoi, ma questo vuoto ha la forma di Gesù, tu fin quando non farai entrare Gesù nella mia vita non ti sentirai mai felice. E posso dire che da quella sera veramente mi sentii felice, perché avevo accettato Gesù nella mia vita. E lo ringrazio di come quest'anno mi ha dato l'opportunità di andare a giocare a calcio fuori, a Sorrento, ed egli mi è stato vicino. E io non immaginavo di volermi fare il battesimo,
Invece il Signore mi ha donato dei fratelli, sì, sono là a chiesa del fratello Scanava a Sorrento, sono potuto andare in chiesa, c'erano i fratelli che mi accompagnavano, mi venivano a prendere, mi portavano a casa. E veramente lo voglio ringraziare. È un'esperienza che avevo fatto alla scuola, che un giorno parlai del Signore mio amico di classe. E il mio amico di classe mi rimase proprio a bocca aperta e mi disse: Mario, tu questa esperienza la devi raccontare a tutti quanti, perché qua c'è proprio i ragazzi, sono tristi, sono vuoti. E infatti quando io e lui camminiamo per i corridoi della scuola, lui ferma tipo sempre altri quattro ragazzi e dice: sentite, lui qua qualcosa da dire, io racconto la mia testimonianza a questi ragazzi, veramente una gioia. E vi ringrazio di come siete stati vicini, e pregate per me, sono già qui. Va bene, il Signore si è salvato. Allora, io ho conosciuto il Signore nel momento più brutto della mia vita, e di un periodo di esaurimento critico, perché non sono stato con nessun psicologo, però stavo molto male, la notte non riuscivo a dormire, e ricordo quel periodo andavo da casa di mio fratello e cercavo il Signore, cercavo aiuto, e mi ricordo che una notte c'era una sera, c'era una sorella a casa che diceva tu, perché loro pregavano, non riusciva a sentire la presenza del Signore. E questa sorella disse: tu pensa alla parola del Signore, sfida il Signore. Così una notte, mentre non riuscivo a dormire, stavo a casa, mi presto e ho detto che sera, verso mezzanotte. Erano le 4:30, ancora dove dormire. Cioè, avevo tantissimi pensieri nella mente, che bruttissimi pensieri. E io dicevo: dentro di me, se tu riesci a cambiare i pensieri della mia mente, allora vuol dire che tu veramente sei libero di volerti. Mi ricordo che mi alzai dal letto, che avevo tantissimi pensieri nella mente, come ho detto, mi feci prendere dal panico, andò in bagno e ci hanno assicurato, e disse: se tu sei in grado di togliermi questi altri pensieri, io nuovamente ti accetto nella mia vita. E scesa la parola del Signore nella mia vita. E grazie a Dio niente, sono emozionato, scusate, non è essere, siamo del Signore. Amen, invita ad alzarmi in piedi, vogliamo pregare il Signore, vogliamo ringraziare Dio, il nostro Dio è un Dio fedele e continuerà a meravigliarci con le sue opere, che non sono opere di uomini, non sono parole che convincono la mente, è l'opera della grazia di Dio che raggiunge il cuore, rimuove quei sentimenti che non sono buoni. Laddove c'è la forma del male siamo liberati ed entra la forma del bene. E noi questa mattina vogliamo ringraziare Dio, vogliamo chiedere al Signore che Egli possa toccare ogni cuore, affinché quei cuori che sono ancora indecisi possano dire: anch'io voglio amare, ubbidire e servire il Signore per avere l'opera della luce nella mia vita, l'opera della verità e l'opera della grazia di Cristo Gesù. Inchiniamo il nostro capo riverente.